Pierina, lei ha un episodio da raccontare per quanto riguarda appunto i protestanti nella città di Libende. Mi trovavo lì come servizio alla farmacia e sono arrivate 3 casse di medicine per i protestanti, condumenti, tutto per l'ospedale. E questo che non era per noi, trattengo queste grandi casse nella farmacia di Libende. Poi abbiamo fatto un messaggio alla dottoressa protestante, è venuta lei di persona, mi conosceva già quando era lì. Ha detto questo per lei, sì, dice mi dispiace che non ci sia anche per voi. Sa cosa ha fatto? Immediatamente ha fatto un messaggio all'America e sono arrivate le stesse case per la farmacia di Libende. Quindi non è che hanno identiche, dice Carina, arriveranno queste cose perché non passerà molto, mai un mese e avrete le stesse case. E così è stato. E così è stato. Quindi vede che non hanno nessun coso di prevalica, niente, sono state veramente delle... Poi è venuta ancora quando era Billy, l'ho accolta in casa nostra, non le dico che gioia. Non le dico che gioia, l'ho invitata a pranzo e le mandavo il pranzo dove faceva la brusca questa dottoressa. Quando è venuta dice, Chiarina, sai che c'è la porta aperta a Carao o Bocada? Bocada? Bocada. Bocada, vieni a riposarti, tu sei la mia sorella. Sempre con queste parole, mi scriveva, tu sei la mia sorella, vieni a riposarti, ed io ti ringrazio, ci incontreremo ancora. Grazie.